Ad Agrigento, alla Camera di Commercio, in via Atenea, si è svolto un confronto sul settore turistico e ricettivo, a cura della Banca Monte dei Paschi di Siena, impegnata ad offrire occasioni di credito agevolato alle imprese dello stesso settore, e di Confesercenti e Assoturismo. Abbiamo siglato una partnership col Monte Paschi di Siena, noi di Confesercenti e in particolar modo Assoturismo, che rappresenta tutte le imprese del settore turistico, sia alberghiero che extraalberghiero, pubblici esercizi, per cogliere le opportunità di finanziamento. È importante che alle iniziative imprenditoriali del turismo ci sia accanto chi è in grado di poterle finanziare. Il Monte Paschi di Siena è chiaramente un istituto in grado di poterlo fare bene. Ricordo semplicemente che le imprese del settore turismo rappresentano il 12,6% del PIL nazionale, danno un'occupazione pari a 3 milioni e mezzo di lavoratori a livello nazionale. Il futuro è già questo, è il nostro presente, si tratta semplicemente di implementarlo, di crederci e di fare tanta formazione a questi imprenditori che devono fare turismo ed essere affiancati, ecco, da un partner che sia in grado di poter finanziare in tempi brevi, ma soprattutto con certezza, queste nostre iniziative. Oggi abbiamo voluto rafforzare una sinergia, una partnership con Assoturismo e Confesercenti per puntare alla valorizzazione del settore turistico alberghiero ed extraalberghiero. Banca Monte dei Paschi ha creato un plafond a disposizione del settore turistico, valorizzando questa sinergia e approfittando delle garanzie dirette, sussidiarie e controgaranzie che l'associazione e Confesercenti supportano alle nostre aziende, alle nostre imprese. Il tutto finalizzato a valorizzare il settore sul territorio, approfittando anche in questo momento della scontistica sul pricing che viene praticato a tutti i clienti del settore. Dai dati interni della banca, noi abbiamo assistito ad una crescita dell'erogazione del credito. La crescita è anche agevolata dall'attività di sinergia e quindi di utilizzo dei consorzi e delle garanzie di COSVIG che vengono date ai nostri imprenditori e quindi il supporto e la facilità all'erogazione del credito per il sistema bancario. Notiamo una forte controtendenza e questa controtendenza positiva è generata proprio dal rapporto di consulenza che oggi la banca riesce a fare al cliente valorizzandola con il consorzio.